La gestione del bar all'interno del Palazzo di Giustizia di Potenza serviva come audace dimostrazione di forza in un luogo simbolo della legalità. Contemporaneamente garantiva al clan Riviezzi un punto di osservazione privilegiato sulle attività investigative. Sono partiti da qui gli agenti della Polizia di Stato, coordinati dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Potenza, per sgominare l'organizzazione criminale con base a Pignola. Il gruppo, ha spiegato il procuratore distrettuale antimafia di Potenza Francesco Curcio, ha tutte le caratteristiche di un'organizzazione di tipo mafioso. 2 anni di indagini con intercettazioni, dichiarazioni di collaboratori di giustizia, sopralluoghi e riscontri. Un'infiltrazione profonda nel tessuto imprenditoriale e istituzionale del Potentino. Le misure eseguite: 14 arresti, 11 in carcere, 3 domiciliari, a partire dal capo clan Saverio Riviezzi, e 3 obblighi di presentazione alla polizia giudiziaria. Con la collaborazione della Guardia di Finanza sono state inoltre sequestrate 2 società affidate a prestanomi. Operazione Iceberg, perché c'è molto altro da scoprire. Nel frattempo però è emersa un'organizzazione capace di condizionare le amministrazioni pubbliche, compresa quella di Pignola, e rispettata e collegata ad altre organizzazioni extraregionali, in particolare all'Ndrangheta. Estorsioni dei lavori pubblici, delle pressioni sulla pubblica amministrazione, dell'intimidazione, della fittizia intestazione di beni e certamente anche in una serie di attività molto remunerative di carattere predatorio ma di alto livello, cioè parliamo di rapine a uffici postali, parliamo di furti per centinaia di migliaia di euro. L'inchiesta, nata dalle rivelazioni di un imprenditore minacciato, ha messo in collegamento alcuni uomini del gruppo anche con l'omicidio di Giancarlo Tetta nel 2008, uno dei fatti di sangue della faida del Vulture.